Ciao a tutti e benvenuti. Nel video di oggi vi volevamo far vedere come realizzare questo bellissimo motivo che è davvero molto facile e molto fine. È un motivo che si adatta bene sia per progetti estivi che invernali, in quanto si lavora e si presenta bene sia con il filato più grosso sia con quello più sottile. Infatti è un motivo che spesso viene applicato, utilizzato anche per le lavorazioni grossi come un cardigan oppure un cappottino, in quanto, come vedete, è molto facile e anche allunga di più il progetto e anche molto particolare, in quanto ha questa distinzione dalla costa 1x1 con questi bellissimi rilievi che ci sono qui in mezzo, che appunto vedremo insieme come realizzare. È un progetto che si presenta bene sia dalla parte del diritto del lavoro sia dalla parte del rovescio. Vedete, dalla parte del rovescio si realizza ancora un altro motivo sempre con il rilievo che mette in evidenza la parte del rovescio in rilievo. Quindi potete decidere una volta che lavorate qual è quello che vi piace di più e più adatto al vostro progetto. Magari se è un progetto più lungo va benissimo la parte del rasato. Se invece un progetto magari dove fate una maglietta un po' più voluminosa ma più corta, potrebbe andare bene anche la parte del rovescio, dove c'è come se fosse un legaccio con le linee di rovescio in evidenza. È un motivo che è il multiplo di due maglie e di quattro ferri, quindi è facilissimo appunto portare avanti anche per i progetti grossi, perché non ci sono calcoli particolari da fare e non ci sono tanti, diciamo, intrecci da fare. Quindi, se siete curiosi, possiamo iniziare e vedere insieme appunto come realizzare questo bellissimo motivo. Partiamo quindi e abbiamo le nostre 17 maglie. Quindi partiamo e andiamo a fare il primo ferro tutto a diritto. La maglia di vivaglio, noi ultima maglia di vivaglio, andremo sempre a fare a rovescio. Ora il nostro secondo ferro andiamo a fare a rovescio. La maglia di vivaglio la spostiamo e tutte le maglie rimanenti le andiamo a fare al rovescio. Ed ecco qui, i primi due ferri del nostro motivo andranno sempre lavorati, uno a diritto, uno a rovescio, per dare la base del rasato, vedete? Ora partiamo con il terzo ferro del nostro motivo. La maglia di vivaglio noi la facciamo passare, la prima maglia la andremo a fare sempre a diritto. Manteniamo sempre il nostro filo di lavoro da dietro, perché le maglie, il ferro che andiamo a lavorare, composto appunto dalle maglie lavorate a diritto. Quindi, per avere l'effetto di cui abbiamo bisogno, lo manteniamo da dietro. La prima maglia che si presenta, subito dopo che abbiamo fatto maglia a diritto, noi la andiamo a spostare normalmente, così la agganciamo, spostiamo senza lavorare. La maglia subito dopo la andiamo a lavorare a diritto. E questa è la coppia delle maglie che dobbiamo mantenere. La prima si sposta, la seconda va lavorata a diritto. E così per tutto il ferro. Spostiamo, lavoriamo a diritto, spostiamo, lavoriamo a diritto, spostiamo e lavoriamo a diritto.
l'ultima maglia del nostro motivo prima di vivaglio noi andremo a fare a diritto e la maglia di vivaglio a rovescio. Quarto ferro e ultimo del motivo. Andiamo, la maglia di vivaglio, noi la spostiamo. La maglia subito dopo che si presenta a rovescio, nonostante che si presenta a rovescio, ci ricordiamo che tutti i ferri subito dopo la maglia di vivaglio, noi andiamo a lavorare la prima maglia a diritto. Ora, noi dovremo fare la stessa cosa che abbiamo fatto nel terzo ferro, cioè andremo la prima maglia a spostare, la seconda a lavorare, però la andiamo a fare in questo modo. Una volta che avete lavorato prima maglia a diritto, lasciate andare il vostro ferro da davanti come se dovessi lavorare una semplice maglia a rovescio e andate agganciare la prima maglia e spostarla senza lavorare. Una volta che l'avete spostata, riprendete il filo, lo riagganciate dietro e andate a lavorare una maglia a diritto, nonostante che avete la maglia che si presenta a rovescio. Subito dopo fate ricadere il filo, come se doveste lavorare un rovescio normale, ma lo andate semplicemente a spostare. E poi una maglia a diritto. Stessa cosa, rispostiamo la prima maglia e la seconda la andiamo a lavorare a diritto. E così facciamo per tutte le maglie. Anche qui la ultima maglia noi la andiamo a lavorare a diritto e la maglia di vivaglio a rovescio. Ed ecco, una volta che abbiamo fatto 4 ferri, vedete che abbiamo il primo blocco del nostro motivo praticamente completo. Questo è il motivo, 4 ferri, dove noi, come vedete, mettiamo la base del rasato e dopo facciamo terzo e quarto ferro in cui andiamo ad alternare la maglia lavorata con quella spostata, semplicemente tenendo conto quelli a rovescio e quelli a diritto. Ora, per capire meglio come si lavora, andiamo a rifare anche il secondo blocco insieme. Iniziamo dalla stessa cosa di prima, andiamo a fare primi 2 ferri come li abbiamo appena fatto, cioè andiamo a mettere la base del rasato, quindi tutte le maglie a diritto, perché siamo anche dalla parte del diritto del lavoro e si presentano proprio a diritto. Secondo ferro del motivo andiamo a lavorare a rovescio. Ecco, vedete, noi nuovamente abbiamo messo la base. Partiamo quindi con il terzo ferro del motivo e andiamo a rifare la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Siamo da davanti del lavoro, dalla parte diritta del lavoro. La maglia di vivaglio noi la facciamo passare. La seconda maglia su tutti i ferri va lavorata a diritto, tranne praticamente il secondo ferro. Tutti gli altri ferri la seconda maglia sempre a diritto. Subito dopo partono le nostre copie del motivo. La prima maglia della nostra copia si sposta, la seconda maglia sul terzo ferro va lavorata a diritto normalissimo. Subito dopo la prima maglia della copia si sposta, la seconda si lavora a diritto, mantenendo sempre il filo da dietro.
Quindi sul ferro, terzo ferro il filo sempre da dietro perché noi lavoriamo a maglie di rovescio e anche la maglia che spostiamo si presenta a rovescio. E così procediamo per tutto il ferro. Spostiamo, lavoriamo una maglia a diritto. Spostiamo, lavoriamo una maglia a diritto. Ultima maglia va lavorata a diritto e la maglia di vivaio va fatta a rovescio. Quarto ferro. Andiamo a farlo anche questo insieme. La maglia di vivaio noi la spostiamo e qui la prima maglia anche qui va fatta a diritto, nonostante che si presenta a rovescio, noi la lavoriamo a diritto normalissimo. E qui stessa cosa, dividiamo le copie e la prima maglia delle copie andrà spostata e la seconda andrà lavorata. Però ci ricordiamo che nel terzo ferro, quarto ferro, scusate, quando la maglia si sposta, il filo si mantiene da davanti come se dovessimo lavorare una maglia a rovescio. Andiamo quindi spostare la prima maglia della coppia e poi la seconda maglia della coppia andremo a lavorare a diritto normale, quindi logicamente rispostiamo il filato. Stessa cosa, facciamo passare il filato da davanti, spostiamo la maglia a rovescio che si ripresenta, la prima, la seconda invece andiamo a lavorare a diritto. E così per tutte le coppie. Ed ecco qui, vedete come si presenta bene, è davvero un motivo molto fine, facilissimo da realizzare e adatto per tantissimi progetti. È bello sia dalla parte del diritto del lavoro, vedete che si presenta con questo motivo finissimo, molto molto bello, particolare, però anche da dietro si presenta in modo molto bello, quindi entrambi i lati possono essere utilizzati. Decidete voi quale è più adatto per il vostro progetto, ma anche la parte di rovescio si presenta in modo molto molto bello e molto molto particolare. Quindi, come vedete, è davvero facile facile. Ora voi dovete procedere così, mantenendo appunto questo motivo composto da 4 ferri e 2 maglie per tutto il vostro e tutta la lunghezza di cui avete bisogno. Speriamo che il video vi è piaciuto, che è stato utile, che noi siamo stati chiari. Se ci sono le domande, ponetele qui sotto che cercheremo di rispondere a tutti. Se non siete ancora iscritti al nostro canale, iscrivetevi per non perdere tantissime novità in arrivo. Grazie a tutti!